Quella dei rapporti diretti fra Lega e Forza Italia è una storia che per Salvini e per Berlusconi nasce in tempi e per ragioni assai diverse. Per Salvini il problema si è posto solo da un mese a questa parte. Quando la perdita di circa 10 punti della Lega rispetto ai risultati delle Europee, dal 32% all'attuale 22-23%, e la crescita della Meloni lo hanno terrorizzato per il rischio del sorpasso. Precedentemente Salvini aveva ignorato a tal punto Forza Italia da andare da solo al governo con i grillini nel Conte 1 e poi da aver costruito la sua avanzata dal 4% al 32 su uno schema alternativo a quello moderato e liberale di Forza Italia e specialmente a quello del PPE. Nel centro sud in questi anni molto più di Fratelli d'Italia Salvini ha raccattato di tutto Casa Pound. Novax. Di qui la sua perdurante ambiguità sul tema. Razzisti. Pezzi dei settori più imbarazzanti del sistema di potere meridionale. Ciò da Roma in giù costituisce la sostanza della Lega di Salvini. A fronte degli insediamenti politici molto più seri e presentabili di Forza Italia, che mantiene al sud il suo radicamento, e degli stessi Fratelli d'Italia che sono stati molto più selettivi nel recupero dell'AN tradizionale. Poi certo, pur con tutti gli errori commessi specie nella prima fase della pandemia dalla Lega in Lombardia, rimane in campo la parte seria della Lega al Nord. Quella sorta di atipico sindacato interclassista fatto da piccole e medie imprese e da operai magari con la tessera della CGL che lavorano come fornitori e subfornitori di imprese tedesche attraverso l'euro. Il che ha già costituito uno sbarramento alla originaria linea di Salvini. Bagnai, Borghi per l'uscita dall'euro. Ma ancora recentemente Salvini, con i suoi viaggi, ha esplicitamente ricercato una convergenza con il governo polacco, con Orban, con la Le Pen, in alternativa non alla socialdemocrazia, ma al PPE, alla Merkel, all'attuale linea dell'Europa che in questa fase è molto aperta nei confronti dell'Italia. Allora Salvini, avendo costruito tutta un'impalcatura politica alternativa a quella di Forza Italia nel centrodestra, e non avendo certo avviato un esplicito ripensamento politico-culturale e organizzativo né rispetto al suo insediamento di stampo estremista clientelare nel sud, né tantomeno rispetto alla sua posizione internazionale complessiva. All'improvviso ha scoperto l'ipotesi della federazione con Forza Italia solo come operazione spot da fare cotta e mangiata in tempi rapidissimi, per tamponare il rischio di sorpasso da parte della Meloni.